lasciano fare assistendo alle performance varie. E a questo proposito voglio ricordare un aneddoto che mi fece capire maggiormente, anche se l'avevo intuito, che l'umiltà era fondamentale, che non bisognava vantarsi di questo mestiere come molti, non si sa che titolo anche se ne vanta. E allora, era il secondo anno che stavo nella compagnia, nella prima compagnia di Luca De Filippo, con la regia di Edoardo, dopo la prima stagione che facevo con un lavoro di Vincenzo Scarpetta, stavamo facendo un'estiva con un lavoro di Altamura, La Fortuna di Pulcinella. E d'estate, si sa, si capita anche in palcoscenici un po' improvvisati, un po'... E stavamo in questo paese del Beneventano, non ricordo precisamente dove, insomma, una provincia beneventana, su questo palcoscenico messo in piazza, di fronte si va a Bancarello, l'Otorrona, lo zucchero filato, le giostrine dei ragazzi, eccetera. Noi andavamo lì e l'unico modo per cambiarsi, eccetera, era un basso di una signora che aveva la sua abitazione alle spalle del palcoscenico e gentilmente si offrì di ospitarci per cambiarci. Come tutti i bassi c'è stata la stanza d'ingresso con la cucina, il tavolo, eccetera, e poi c'era di lato la camera da letto. Cedemmo la camera da letto alle attrici e noi maschietti stavamo in questa cosa, una tenda che ci separava dalla strada, a cambiarci per indossare i costumi di scena. Mentre ci stavamo preparando, arrivò una donna paesana, ancora con tutta nera, con scialla in capo, eccetera, eccetera, con questo grosso cesto pieno di panini, di pane paesano, con capocollo, con formaggio, eccetera, eccetera, e era amica della padrona di casa e dopo essersi consultato con lei cominciò ad offrirci questi panini a tutti quanti, panini buonissimi, roba paesana veramente, e noi grazie, non ci aspettavamo questa cosa. Lei alla fine della distribuzione, ma molto sinceramente, senza nessuna cosa, con un'empatia notevole, dice alla padrona di casa: povera gente, ma fanno bene. E lei visto in difficoltà. Ma nella sua sana mentalità contadina, per lei gente che per campare si doveva spogliare in casa d'altri, con una tele che separava dalla strada, per lei era una cosa che... Capisco che hanno campato, però mi fanno pena. Ma lo disse veramente con empatia, con il cuore, con il cuore. E allora lì capì, disse: ma uno che c'è da vantarsi di questo mestiere? Bene o male. Beh, gli aneddoti saranno tanti. Possiamo fare anche pena, ecco. Gli aneddoti saranno tantissimi. Tra poco fanno 50 anni da quando frequentai la scuola del maestro Ferrero. Ma maestro, a Paolo, la scintilla. No, però non mi chiama maestro, perché è un fatto molto legato all'età. No, è un fatto legato all'età, perché fino a 10 anni fa non mi chiamavano maestro, però ho fatto cose bellissime lo stesso. Poi da un certo punto in poi scatta il maestro, no, per un fatto di anzianità. Io mi chiamo Gianfelice. Quando è nata la scintilla dentro, nel cuore, che ha detto: io voglio fare questo mestiere. Quando mi ha chiuso la scintilla. No, la scintilla è nata perché... C'è un momento in cui uno sente...